via di Villa della Lucina. Oltre tutto bisogna pensare a chi è anche disabile. Qui sono stati tagliati gli alberi che dicono saranno piantati ad ottobre e questa è la strada che porta al CTO. Allora io pensavo, da fatta Garbatella un po' illusa, che questa fosse una strada dove le sedie a rotelle o carrozzine del disabile potessero camminare con sicurezza. Ecco come si presenta la strada. Oggi 8/8/2018. Queste che vedete qui c'erano gli alberi che hanno detto fossero tutti malati. Qui c'era un albero malato. Qui c'era un albero malato. Qui c'era un albero malato. Anche qui. Immaginate un disabile con una sedia a rotelle, una mamma con un passeggino, ma pure una persona che può deambulare. Qui c'era un albero malato. Guardiamo anche Violetta come se la cava qui. Vediamo questi signori. Naturalmente. Ha visto? Io li sto riprendendo. Li sto riprendendo. Lo faccio vedere. Pensa che gliene frega qualcosa? Ci proviamo. Fanno altre cose. Poveracci. A Ponte Marconi hanno fatto la spiaggina. La spiaggina. Se lo ricorda il film Poveri ma belli, già c'era la spiaggia, ma all'epoca si poteva fare il bagno nel Tevere. Adesso hanno messo quel. E speriamo che ci va la Raggi a rinfrescasse le idee. Cenerentola, perché così incontra un po' di topini.
Qui c'era un albero malato. Pure qui. Ma io me la faccio tutta questa qui e voi ve la fate con me senza affaticarvi. È soltanto una testimonianza dell'8 agosto 2018, 8-8-2018, dedicata pure a Super 8. Questi signori senz'altro vanno al CTO. Qui è tutto un pochino più pulito, però la natura parla e tra poco lo vedrete. Guardate. Le radici che sono sotto. Pertanto, buon lavoro all'assessora Ricci, all'assessore Cinturino e al nostro caro amico Super 8. Ne riparliamo a settembre. E vediamo che ci dirà il Comune di Roma a proposito di questo marciapiede. In difesa prima di tutto per i disabili, gli anziani, i bambini e le persone normodotate, che sono anche i bambini e gli anziani, ma hanno altre esigenze. /8/8/2018, Super Gargadella, vi auguro buone vacanze.